Ragazze, buongiorno, benvenute in questo vlog speciale. Direi speciale perché appunto ora ve lo posso dire, l'altro ieri ho fatto una sorpresa a Federico perché ad Ale non l'ho detto. Ad Ale le faccio la sorpresa proprio quando arriviamo là. Sì, oggi riccia capriccia, ragazze, non avevo voglia di stirarle. Adesso vedo se me li aggiusto un po' perché la giornata è molto umida, li avessi stirati sarebbero durati niente. Adesso vedrò, magari li stiro e faccio dei boccoli con la bellissima. Comunque, appunto, ho stampato i biglietti della prima uscita del film nuovo dei Me contro te. Perché Ale è follemente innamorata dei Me contro te, ma proprio la follia, cioè, guarderebbe solo quello. Invece Federico li ha sempre amati, non guarda più i loro video su YouTube, non più di tanto, però se capita che Ale li guarda si attrae, no? Cioè rimane incantato lì. Però i loro film al cinema li adora e quindi gli ho fatto una sorpresa e appunto gli ho dato, l'altro giorno ho detto tieni per te dei fogli appunto con i biglietti, i posti più belli ho scelto, ho cercato di fare le cose in anticipo così da essere sicura che c'erano appunto i posti più belli. E basta, quindi questo è il programma della giornata. Stamattina invece ho lasciato dormire Riccardo perché comunque lui oggi lavora. Sono andata appunto a portare i bambini. Mi sono fermata qui al mio bar di fiducia a fare colazione perché appunto dovevo aspettare le 9 perché aprisse il negozio del pellet. Perché ragazzi inizia a fare freschino. Noi avevamo un sacco, infatti avete visto nel vlog di ieri che ho acceso. Specialmente la sera perché di giorno non ce n'è bisogno, vi dico la verità, però di sera sì. E quindi iniziamo con la stufa. Poi, secondo me, il camino è ancora presto perché è troppo caldo. Il camino dà veramente tanto calore da scaldare anche i piani superiori. Quindi è troppo caldo per sotto, è veramente troppo caldo. E quindi niente, vado a ritirare, non lo so, penso che prenderò 7 sacchi, una cosa del genere. Quindi niente, adesso ha aperto, sono le 9:05, quindi vado, andiamo insieme a prendere il pellet. Ci vediamo dopo. Ok, pellet preso, ho preso 10 sacchi e adesso faccio ancora benzina, così per oggi che devo andare comunque fino a Torino, sono a posto e poi vado a casa. Ho la macchina che non è sporca di più. Però vedrò quando riuscirò anche a darle una sciacquata perché sta piovendo, non so, piove tipo terra, quindi quando piove è zozzissimo. Da stamattina riesco a filmare adesso perché sono arrivata un pochino prima da Alessandra, mancano 7-8 minuti alla sua ora di uscita e poi aspettiamo una mezz'oretta a Federico che esce da scuola e poi si va. Ho stampato i biglietti, ho proprio li ho comprati in prevendita, li ho pagati anche di più perché sapete che la prevendita prevede un 5 euro più o meno in più sull'acquisto dei biglietti, però mi sono assicurata così i posti migliori, il cinema che piace a me e appunto questo, ecco, la tranquillità, perché comunque oggi essendo proprio il giorno d'uscita, proprio la prima, non volevo rischiare insomma, di non trovare più posti. Alessandra non sa ancora nulla. E lo scoprirà quando arriveremo, non le dico nulla. Invece Federico sa già e gli ho dato appunto questi biglietti, dovete dare la sua faccia. Già quando ha visto Me contro te, l'ultimo film appunto in viaggio in Transilvania, una cosa del genere, un po'
po' incentrato su Halloween. Già mi ha fatto così. Poi quando gli ho detto, ma hai visto che, in che giorno è che andiamo? Guarda, il 19. E ha proprio fatto... mi ha abbracciata, insomma. Una dolcezza incredibile. Quindi niente, non vedo l'ora di godermi questo pomeriggio con i miei figli. E ovviamente popcorn alla mano, adesso quelli li prendiamo poi lì quando arriviamo. E non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Gli devo fare anche le foto, spero ci sia il cartellone, spero. Poi, essendo la prima, magari c'è qualcosa in più, non lo so, vedremo come sarà. Speriamo non sia pieno così, però in teoria, avendo già acquistato i biglietti, non dovrei trovare una fila proprio esorbitante. Cioè, penso ci sia una cassa per chi ha già il biglietto che deve solo passare il codice e ti stampano il bigliettino. Non lo so, non l'ho mai fatto. Sinceramente è la prima volta che li acquisto in prevendita, e li acquisto in prevendita proprio solo quando so che c'è comunque un film che richiede la prevendita, perché i miei controtè sono veramente ricercatissimi e i bambini stravedono, quindi se penso che in tanti andranno. Però essendo in settimana... Comunque a quest'ora le scuole già sono chiuse, a quell'ora lì del film, quindi può essere che ci sia un bel po' di gente. Detto ciò, andiamo a prendere Ale e ci vediamo dopo direttamente con lei. Ce l'abbiamo fatta. Dove siamo? Al Lingotto. Si è passato e poi dobbiamo andare in un'altra. Cos'è? Ma noi non andiamo lì. Vieni, andiamo da un'altra parte. Scherzetto. Sei contenta? Felice? Sì. Fede, sei felice? Sì. Ma le casse dove sono? Le casse sono lì. Sì, mi incontro con gli adori, guardate. Film finito, ce l'abbiamo fatta, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Poi le musiche veramente veramente belle, anche le sì. Canzoncine. E adesso giretto da Audi Store, perché da me non c'è assolutamente, quindi volevo vedere com'è. Davvero carino sembra da fuori, vi faccio vedere. Ah, ok. Dai, andiamo, facciamo un giro. No. Oddio mio. Ci sono anche i fantasmini. Pikachu. Il pandoro dei Pikachu. I popcorn al gusto caramella. 8 euro. No, vabbè. Carissimo. Guarda, tutti i calendari dell'avvento. Guarda, c'è quello di Super Mario, Fede. No. Però sono solo cioccolatini, eh. Che roba strana, ragazze, con la padellina. Pazzo Skit Kat, Nutella Smarties, oppure quello tutto cioccolato. Brownie americano. Tutte queste bibite di Pokémon. Stiamo cercando, c'è lì. Non c'è, non c'è. C'è però, assomiglia a quella che piace a me, ma non è quella. Non ci sono tutti. Guarda, vede, quale popcorn, tipo la frutta. Guarda lì. Carino. È carino, le bamboline della Bratz, guarda. Guarda, c'è Anna pure. Ale, c'è Anna. E anche Elsa. E dove Elsa? Guarda, Anna e Elsa. Porta caramelle. La burro birra. Bar.
No, ragazzi, sono scioccata, l'hanno ingrandito enorme, non era così. Prima qui finiva, giravi di là e tornavi indietro, adesso hanno aggiunto tutta questa parte qua sotto, sopra. Mamma mia, è tantissimo che non ci vengo, sarà almeno 3 anni. E Loki? Bellissimo. Sei anche tu scioccata, amore? No, penso mai. Guarda, ci sono i pigiami a 5 euro. Bello. Wow, poi per Natale, sì. Però non so se c'è, questo è per bimbi piccoli. Quante cose, quante cosine. Che bella. Wow, perché non lo compri anche questo? Eh? No, è tipo un tagliere per verdura, vedi, pesce e carne. Tutti i taglieri, guarda quanti. Così non prendono sapori diversi. Eh sì. Carino. Coltelli. Le presine. Bello sofficio. Ma smettile. Bello. Questa sembra una... Bella questa qua glitter con i brillantini. Io le attaccherei. Ah, guarda, ci sono le tovagliette. Una vita che le vorrei prendere un po' decenti. Cioè, non che non siano decenti, lavabili con un pannetto, senza... due tovagliette, 2,50 euro. Ah, sarebbero tipo così. Che carucce. Sì. Ragazze, stiamo tornando a casa. Ciao. Io ho i capelli dritti. Aspetta che ho visto qualcosa. Un attimo, amore. Allora, siamo passati al Mac perché sono le 9 di sera. E la gita è infinita e poi ci sono i Pokémon nelle primille, quindi le carte Pokémon, quindi bisognava passare, sennò Fede mi uccide e Ricky anche. Wow. Sì? Sì, ora non sono male. Ma ti danno anche il portacarte? Eh sì, sì, quella è la confezione. Con la bustina. La bustina. Una bustina per ogni scatolina, è sicuro. Mamma mia. Ragazze, buongiorno. Allora, vi posiziono un attimo qui col cavallettino. Scusate la faccia, ho delle occhiaie che fanno paura. Stamattina sono distrutta. Poi oggi giornata ciclo, quindi aggiungiamoci questo. Poi ieri comunque sono andata da sola fino a Torino, tutto quanto, il pomeriggio con i bambini eccetera, quindi comunque è stato bello intenso, bello strong. Poi lei non aveva comunque dormito, quindi comunque era un po' su di giri. Poi me contro te, impazzita, gli sono piaciuti tantissimo al cinema, è stata bravissima. E il dopo, che girando per negozi mi ha fatto veramente impazzire. Però poi dai, è stato un bellissimo pomeriggio, ragazze, cioè proprio bello, bello, bello. Abbiamo fatto un sacco di foto, ricordo, anche con Fede, insomma, bello, bello. Ci siamo proprio divertiti, però oggi proprio... K.O. Infatti per fortuna stamattina ha portato Riccardo i bambini, tra l'altro pioveva stamattina un po' e quindi niente, ero proprio stesa. Sarà anche che comunque ieri è stata anche più pesante perché appunto probabilmente avevo già il ciclo lì che doveva arrivare. Comunque sono andata a prendere Alessandra perché oggi dovevo prendere solo lei e sono passata poi dalla Coop perché... No, Coop, amore, non è Lidl, perché dovevo prendere delle cosette, proprio così, che mi mancavano, perché in realtà la spesa grande l'abbiamo già fatta, un sacco di roba in frigo, però mi mancava appunto il pane, la carta igienica, delle robe comunque. Adesso vi faccio vedere. Allora, ho preso questa qua che sapete che ormai mi piace, quella rosa bouquet, che ha un profumo veramente molto buono, poi è bella spessina ed è anche super morbida, quindi mi piace tanto e sinceramente tra le tante in commercio non è tra le più care, ecco, quindi questa me la porto su.
Poi ho preso due detergenti di casa Coop, sono ottimi, presidio medico chirurgico, elimina quasi il 100% di batterie e funghi. Avendo due cani, preferisco utilizzare sempre presidi comunque che igienizzano. Anche quando prendo quelli profumati, comunque cerco di utilizzare prima questo e poi dopo faccio cambio l'acqua e faccio un passaggio. Speriamo che era chiuso bene. Un passaggio con quello profumato che mi piace, però sempre prima quello così, oppure con un tappino di candeggina ed una disinfettata e poi passo quello profumato. Comunque, uno per il piano di sotto, uno per il piano di sopra. È andato via il sole perché è tornato un po' il sole, stamattina pioveva, adesso sole, poi di nuovo nuvola, non capisco più niente. E niente, quindi uno per il piano di sotto, uno per il piano di sopra, perché comunque su un secchio e giù ne un altro per non fare su e giù. Poi ho preso una carne per Nala, adesso hanno fatto questa nuova linea un po' più economica che si chiama Gli Spesotti alla Coop ed è carina, comunque è buona la qualità, non è malaccio. Poi ho preso in offerta 4 mozzarelle per 100 grammi, maxi formato, era in offerta 2 euro e qualcosina e quindi l'ho preso, scadono poi il 31 ottobre. Poi Ale ha scelto le merendine per la scuola da tenere poi per lunedì, anche se avevo ancora delle ciambelline che avevo preso, forse sempre alla Coop o da qualche parte al CRAI, però le ho detto scegliene uno tu, così ho una scorticina, anche se vorrei fare una torta questo weekend, vediamo se ce la faccio perché essendo che non sto bene oggi, non starò bene sicuro neanche domani. Un'altra busterellina di cotto perché l'avevo presa, vi ricordate, per il panino del piano alimentare della dottoressa, anche se lo salterò perché già ieri ho mangiato al McDonald's, quindi salto il panino e mi farò un minestrone di verdura. Comunque bustina l'ho presa perché magari Riccardo se lo vuole fare e boh. Poi ho preso queste qua, le caps per la lavastoviglie, che avevo finito tutto sia liquido che, e ho preso queste 3,80 euro. Ed era la linea quella un po' più completa, perché le tutto in uno fanno sgrassante, pretrattante, anticalcare, brillantante, antialoni, protezione acciaio, pulizia filtri, funzione lavavetro, salvavetro, anti-odore, insomma faceva un po' di roba in più rispetto a quelle classiche che costavano proprio 20 centesimi in meno, quindi ho preso queste, così fa anche asciugatura rapida e quant'altro. In quest'altro sacchetto invece abbiamo 2 sacchetti di pane bianco che avevo terminato, così ne ho anche per i bambini. Poi ho preso 2 confezioni di sacchetti di spazzatura perché non ne avevamo più e io amo quelli con la maniglietta perché lo appendo, insomma, dove insomma è più comodo. Poi ho preso un latte d'avena, tanto lo bevo solo io, quindi me ne prendo uno ogni tanto. Poi un pacchettino di insalata, che anche quella è quasi terminata. La rigoni di Asiago mi spiace perché era extra offerta, 3,40 euro, e non c'era la senza latte, quindi ho preso quella normale, ma è comunque meglio della Nutella, quindi comunque va bene. Poi un pacchettino di gnocchetti, che ad Ale sono piaciuti tanto l'altra volta, poi mi ha dato i bollini che devo tenere lì da parte. Poi un ovettino, delle principessine, e poi abbiamo visto questi. E allora ad Ale ho preso il fantasmino, però lo apri ad Halloween con Fede, cioè ad Halloween. Oggi non è stata proprio bravissima al supermercato, vabbè, ma a parte quello te lo davo comunque per Halloween, quindi fantasmino per Ale. E poi a Fede gli ho preso come si chiama già? Sì, non è proprio una mummia, è coso, non viene il nome, tipo Frankenstein, insomma, quelli così, no? Carini, ci sono anche dei dolcini dentro, noi gli avevamo già preso delle borsette con le caramelle, ce li aggiungo dentro a uno e all'altro, così gli abbiamo fatto il regalino di Halloween. E basta, qua ho un po' di sacchetti per la spazzatura.
Volevo prendere anche una cassa d'acqua, ma non ho voglia di caricarmi, tanto ne ho ancora e quindi va bene così, ci andrò poi un'altra volta oppure mando Ricky questo weekend, vediamo un attimo. Ok, ora sistemo tutto. E in realtà devo farvi vedere ancora le cose prese ieri da Pepco, perché siamo passati da Pepco ieri in questo centro commerciale e forse anche qualcos'altro, non mi ricordo, però le cose... Ah sì, in un altro negozio di cellulari, quindi vi voglio far vedere cosa ho preso, anche se forse al piano di sopra ve lo faccio vedere dopo. Questo invece tolgo tutto e ve lo faccio vedere adesso. Mamma mia ragazze, oggi sono proprio indietro su tutto, sì mi sono cambiata perché ho freddo, non sono in forma assolutamente, ho un freddo cane oggi. Qui c'è tutto il pelletto che ho preso ieri, così siamo al calduccio. Accendo la luce perché giornata un po' strana, è stata bruttissima stamattina ed è ancora un po'... così. Allora, prendo il mio sacchettone di Pepco e vi faccio vedere le cosine. Eccoci qua ragazze col sacchetto di Pepco. Tra l'altro ho scelto questo qua che è veramente pucciosissimo, vi dicevo, con i cagnolini. E costava, mi pare, 80 centesimi. Quindi invece che prendere il classico sacchetto di carta che poi avrei cestinato o comunque utilizzato per la spazzatura, ho detto no, vabbè, questo è troppo troppo carino, voglio questo. E quindi ho preso questo qua. Allora, vabbè, dentro ci sono anche altre cose, questo ve lo faccio vedere dopo. McDonald's, c'era la... è il momento Happy Meal con i Pokémon. E quindi Fede ha visto questi fogli per colorare sia la sfera Poké che da completare il Pikachu. Con anche in omaggio la scatolina con i pastelli. Ne abbiamo presi 3 e 3 perché gli Happy Meal che abbiamo acquistato erano 3, perché ne ho portato uno anche a Riccardo, perché anche lui ama i Pokémon, quindi gliel'ho preso, tanto è arrivata a casa, doveva cenare, quindi ho detto gli faccio una sorpresina. Allora, vabbè, queste sono sempre appunto le cosine dei bambini di... Pokémon che mettiamo qui da parte, questo anche è da mettere via e basta, questo dovrebbe essere tutto Pepco, adesso vediamo. Allora, parto subito con questi che sbucano proprio dal sacchetto. Appunto Ale mi ha chiesto se poteva acquistare un cerchietto, io speravo prendesse una cosa sobria, insomma, da mettere tutti i giorni anche per scuola, così, no? Invece ha scelto un diadema, ragazze. Però è molto carino, devo dire, costa solo 2 euro, se vi può interessare, se avete un Pepco nella vostra città, 2 euro e fate contente le vostre figlie, perché lei quando l'ha visto, ah, da principessa, mamma, ti prego. Questo invece l'ho preso per me e da donna, costava 1,80 euro, Pepco Woman, anche se sinceramente lo sento un po' piccolo, cioè nel senso, non è che è piccolo, è giusto, di solito a me i cerchietti... Sì, non fate caso a quello, però mi arrivano un po' più giù. Invece questo sta più su, in realtà è meglio perché puntualmente avevo male all'orecchio, quindi subito ho detto, oddio, non è che ho preso quelli da bambina. E l'ho preso dorato perché sul castano devo ammettere che è molto molto fine, dorato con queste, dorato con queste margherite. Appunto la margherita è il mio fiore preferito, potevo lasciarlo lì? Ovviamente no. Poi ho preso sempre per capelli, sempre appunto nel reparto donna, ho preso questi due elastici un po' più voluminosi, pucciosi. Uno è tipo color panna, un bianco sporco così, e questo qui è un beige un po' anche sberluccicoso. Non so se si vede in video, ma brilla un pochettino, mi piacevano un sacco per l'inverno, oppure quando i capelli ricci che sono belli gonfi. Secondo me questi ci stanno molto bene. Poi per Alessandra ho preso questi pantaloni qua felpati all'interno, pagati, ah ecco, questi li ho pagati, scusatemi, 1,80 euro. Questi qui felpati invece li ho pagati 4,50 euro,
e ho preso appunto 4-5 anni perché 3-4 anni mi sembravano piccoli. Così appunto all'interno sono felpati e al fondo mi è piaciuto un sacco il disegno perché ha un unicorno. Lei adora gli unicorni, quindi ho detto vabbè, prendiamoli. Sono anche un colore un po' diverso dal solito che ancora non aveva. Sempre per Ale, rimaniamo in tema Alessandra, ecco appunto qua ci sono, vedete, i pacchettini dei pastellini che vi dicevo del McDonald's e sono proprio pastellini interi, grandi, quindi con 3 pacchetti praticamente c'è un pacchetto per ogni Happy Meal e, insomma, li metto poi tutti in un astuccio, hanno un po' di pastelli a cera. Che profumo, torno bambina! Sempre per Ale, vi dicevo, si è scelta questi guantini con Sky ed Everest, che sono i personaggi di Paw Patrol. Così, perché non li aveva e sinceramente le servivano appunto per iniziano ad arrivare le mattine fredde, non così fredde da guanti, però almeno siamo già preparati. 3 euro e sono dei Paw Patrol, molto carini. Poi vabbè, un paio di boxer per Riccardo, semplicissimi blu, pagati 4,50 euro, classico boxer, quindi non sto a mostrare le mutande di Ricky perché non è il caso. Poi sempre, ah no, non è per Ale, questo è per Federico, si è scelto questi jeans qua che tra l'altro erano in super offerta e mi piacciono un sacchissimo perché hanno, adesso lui si è un po' fissato con questi pantaloni un po' più squatterosi, più larghi, aspetta, ok, e sono fatti così con il laccetto davanti, le taschine abbastanza classici e con l'elastico sulla caviglia. Questi qua erano fatti così, se volete vi faccio vedere il cartellino, magari se li volete acquistare li riconoscete, c'è scritto Destination Joggers Boy 146, ma penso che questa sia la misura, che è appunto per 11 anni, proprio 11 years, pagati 6 euro, proprio da prezzo di listino, non sono scontati, e quindi mi sembrava un'ottima offerta, sinceramente, e quindi glieli ho presi. Poi mi sono presa un tappetino per il mouse, tra l'altro vi devo ancora far vedere, ho cliccato qualcosa, scusate, tra l'altro vi devo ancora far vedere altre due cose che avevo acquistato la settimana scorsa ma non ho poi più vloggato. Ho preso il mouse nuovo e un'agenda nuova, quindi un'agenda particolare, forse ve l'ho accennato, comunque poi ve la faccio vedere sempre in questo video, così vi faccio vedere tutti gli acquisti del periodo sperando di non dimenticarmi nulla. E quindi, avendo acquistato il mouse, perché appunto per lavorazioni più elaborate su Photoshop, tra l'altro se vi servono loghi, biglietti da visita, locandine, brochure, volantini, insomma quello che volete, io effettuo lavorazioni anche grafiche, quindi non solo video e foto, quindi se vi fa piacere contattatemi in direct su Instagram oppure via mail, qui sotto c'è la mia mail in info box. Comunque ho preso tappetino rigorosamente rosa per il mouse, bello grande, così riesco a lavorare bene. Poi ho preso, sotto consiglio di Federico, ma perché sapeva che era un po' che lo volevo, e ho preso questi qua, 80 centesimi, sono 4 sottobicchieri o sottotazza, però è più per il caffè, secondo me quando offri il caffè da mettere sotto, mi piacevano un sacco, fatto così, tipo di sughero. Poi questi qua li tengo per dopo. Ho preso un pigiama per Riccardo che ne ha veramente bisogno, sti uomini non si comprano mai niente e ci dobbiamo pensare noi ragazze, dobbiamo coccolarli noi perché loro queste cose proprio. E allora ho preso questo pigiama che lui mi fa di nuovo con le montagne e gli faccio per assurdo, da quando abito qua in montagna gli trovo solo maglie, magliette, pantaloni, pigiami, tutto con le montagne. E poi c'era solo questo della taglia giusta, quindi ho detto te devi accontentare. Ha pagato 10 euro con questa immagine qui, appunto, di più che montagne un bosco, ecco, con scritto
Wilderness Hallway. No, Always. E a me piace, è carino. Sinceramente mi è piaciuto con il pantalone blu scuro e la maglia beige e blu scuro, arancione, insomma. 10 euro, ci sta. Cioè neanche al mercato, veramente. Perché neanche al mercato ormai da uomo li trovi a 10 euro i pigiami. C'è sempre più rara la cosa. E poi, visto che io sono molto delicata di gola, ragazze, quando ho visto questa, anche i bambini mi hanno detto no, vabbè, te la devi prendere. Ho preso questa sciarpina qui, beige con topolino, della Disney, con il simbolo di topolino, ve lo faccio vedere per dritto, così, con queste frange, tutto così, carino, e abbinato, cioè non è abbinato in realtà, ma ci sta bene, ho preso il cappellino con qua sopra questo dettaglio che è troppo carino, così, e questa qua, faccio vedere come mi sta, praticamente così, però con questa sciarpa, top, no? Mi piace un sacco. C'è anche questo targhettino, vedete che è della linea di topolino. Vabbè, adesso l'ho messa un po' così, un po' come capita, però insomma avete capito, no? Cioè, sta poi così. Capelli fuori ovviamente, però mi piaceva, dai, il cappellino è taglia unica, quindi, però mi va, solo che c'è il targhettino che mi tiene tutto questo tessuto su. Adesso che lo taglio viene più giù, però per questo inverno molto fine, mi piaceva. Io poi tra l'altro il cappotto invernale ce l'ho beige, per quello che mi ha anche colpito tanto, perché il mio cappotto è proprio di questo colore qua. E quindi, top, bene. Questi sono tutti, adesso poi mi sballo tutto. E do una sciacquata ovviamente a tutto quanto, però insomma questi sono tutti gli acquistini fatti. Adesso poi devo lavare un po' di cose tranne gli elastici. Anche questo per assurdo si abbina a tutto quello che ho preso, cioè proprio fatto un abbinamento magico, nonostante Ale fosse su di giri e tutto quanto, mi sembra quasi strano essere riuscita. E poi niente, vi faccio vedere anche dopo, questi giorni mal di schiena, boh. Quando salgo dopo, vi faccio vedere una cosa che ho preso in abbinamento, per me e per Riccardo uguale, solo che ho la scatola su e quindi quando salgo su, tanto devo salire, ve lo faccio vedere. Io adesso faccio anche un po' di sistema, faccio partire una lavatrice così stendo, sennò veramente non mi muovo più, e così mi tengo un po' impegnata. Adesso metto anche un video online, che è il primo che ho fatto dopo questo periodo pieno di lavoro. È un po' un video del cavolo, nel senso, c'è principalmente la spesona, niente di che, due chiacchiere, però almeno mi faccio rivedere. Basta, la smetto di parlare. Io oggi sono capo, vi chiedo scusa per questa faccia non truccata, molto stay at home, ma oggi proprio mi si chiudono gli occhi, non ci sono, cioè già grazie che sto girando, perché veramente non sto bene, il ciclo mi sta ammazzando, ragazzi, oggi domani so già che sarà, vabbè, tra l'altro domani sera dobbiamo vedere dei nostri amici. E quindi, no, ma domani sera di solito va meglio, il sabato sera mi prende il venerdì e il sabato tutto il giorno, poi la sera comunque inizio a stare meglio, quindi dovrei rifarcela. E basta. Dopo vi faccio vedere quell'altra roba e niente, vado, ci vediamo dopo.